Ciao, oggi vi porto con me in un vlog speciale di tre giornate, una lavorativa da casa e le altre invece in un luogo importantissimo per me e per la mia infanzia. In questi giorni sto leggendo Io sono Persefone di Daniele Coluzzi per il gruppo di lettura tema retelling del mito greco. Quando posso lavorare da casa mi sveglio sempre un pochino prima per poter dedicare del tempo a me, alla lettura e alla colazione, che è il pasto principale della mia giornata. Per ora sto trovando questo romanzo carino, ma è ancora troppo presto per dare un responso. In particolare questo venerdì mattina mi sono svegliata molto prima del solito anche per poter dedicare un po' di tempo all'allenamento. Sulla cyclette leggo sempre e mentre mi alleno guardo video su YouTube. Avendo i capelli viola devo sempre fare attenzione a non macchiare l'asciugamano, quindi serve uno straccio. Ed eccomi qua, pronta a lavorare. A metà giornata è anche arrivato un pacco che aspettavo con trepidazione perché, come vedete, è una graphic novel dolcissima che mi è stata consigliata proprio su Instagram e infatti la inizierò a brevissimo. Ma prima uno spuntino di metà mattinata perché ho una fame tremenda. E infatti pausa pranzo proprio con The Tea Dragon Society. E poi è tempo di partire, direzione Milano, in macchina, lasciata nel box dei nonni, e poi invece direzione stazione di Lambrate con mia sorella per attendere il nostro treno che ci porterà in Liguria. Come lettura per il viaggio mi sono portata una ghost story sapfica, Nightbird, di Lucia Patrizzi e di Tacheron Books, e soprattutto c'erano diversi lettori nel nostro vagone. Ho scelto di non portare Io sono Persefone per non rovinarlo nel viaggio. Ed in 2 ore e mezza eccoci giunte a destinazione, ho anche letto 180 pagine di Nightbird. La vista dalle finestre di questa casa, nonostante i lavori in corso, è davvero mozzafiato, guardate che mare. Trovandoci in alto, per scendere verso la spiaggia bisogna fare molti gradini, ma anche qui la vista è spettacolare, quindi il percorso è più che gradevole. Ma prima di andare in spiaggia, con mia mamma e mia sorella abbiamo deciso di fare una piccola tappa al mercato per vedere se avremmo trovato qualche occasione e in generale per fare due passi nel carruggio. Queste giostre per me hanno un valore importantissimo a livello affettivo perché venivo in questa cittadina ogni estate e qui praticamente ogni sera con mia sorella e mia nonna. Alla fine al mercato non abbiamo comprato nulla, ma è stato semplicemente bello godersi questa passeggiata e inoltre qui un momento in decisione in cui non so se comprare o meno delle Birkenstock. Mentre eravamo in giro, ovviamente ci siamo anche occupate di acquistare il pranzo, pizza e focacce liguri. Il mare quel sabato era un po' mosso, infatti non mi sono dedicata proprio al bagno, ma a prendere il sole, anzi a scottarmi e a leggere. Sicuramente Nightbird non è un romanzo molto estivo con le sue tinte lovecraftiane, ma ha saputo comunque conquistarmi. La storia, ambientata a Roma, si immerge con maestria nella mente della protagonista e ci regala una storia d'amore distruttiva e travolgente. Dopo aver concluso il libro, pausa pranzo con focaccia e passa ogni paura. Ora che mia sorella ha finalmente finito tutti gli esami dell'università, può tornare a dedicarsi alla lettura e alla saga di Bridgerton. Invece nel pomeriggio io mi sono recuperata Canto di Pietra di Sara Simoni, una novella ambientata nello stesso universo narrativo del suo romanzo Dolomites. L'ho trovata una lettura scorrevole, ben scritta e mi ha catapultato di nuovo in quel mondo. L'estate è la mia stagione preferita, quella che mi fa sentire davvero viva e entusiasta di vivere. Ovviamente la strada percorsa in discesa all'andata va fatta tutta in salita per tornare a casa ed è davvero una faticaccia, meno male che c'è Kylo che ci aspetta e controlla che non moriamo. Come vi anticipavo, immersa nella lettura sono riuscita a bruciarmi a chiazze.
Domenica, ultima giornata di vacanza, purtroppo mia sorella ormai ha quasi finito il suo libro. Dal momento che venerdì per il lavoro non sono riuscita a farlo, né tantomeno sabato, mi sono messa a scrivere prima di scendere in spiaggia. Soprattutto è facilissimo farlo con una vista del genere. Presente la Mondadori di una delle precedenti clip? Bene, mi sono recata lì per prendere il secondo libro della saga di Bridgerton a mia sorella, che era pure scontato. Non vi preoccupate, sei innamorata anche di Jane Austen. Tempo di recuperare il pranzo oggi a base di pesce. E comunque mi emoziona tantissimo vedere mia sorella così felice per la lettura. Il mare di domenica era molto più calmo, quindi finalmente momento bagnetto con l'acqua super limpida. Non vedevo l'ora di mangiare questo panino, calamari, pomodori e maionese davanti al mare. Accanto a Aurora che concludeva Il Duca e io, invece ho iniziato Last Night at the Telegraph Club, ho letto circa il 20%. A differenza dell'ultima storia saffica che ho letto, ancora una fermata di Casey McQuiston, questo non mi ha preso sin da subito, vedremo. È tempo di andare, quindi ultima passeggiata in giro con Kylo a salutare gli scorci meravigliosi della Liguria e di Varazze, che sarà sempre nel mio cuore. Per il viaggio di ritorno, dato che soffro la macchina, mi sono messa le cuffie per ascoltare l'ultima parte della Battaglia del Labirinto di Percy Jackson. Spero che questo piccolo vlog vi sia piaciuto, grazie per essere stati in mia compagnia e buone letture in mare, in montagna, dove volete. Thank you.